tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e oggi parliamo di Revolut. Ecco, già vi sento. Fiona, ma hai già parlato di Revolut in passato? Lo so, ma in realtà l'app è cambiata, i piani sono cambiati. Insomma, ci sono un sacco di novità e di differenze rispetto al passato. E anche voi mi avete sempre posto tantissime domande. Quindi, nuovo video. Ovviamente tutto questo dopo la sigla, esatto. Prima di iniziare sapete che cosa dovete fare. Primo, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Secondo, seguirmi sul mio account di Instagram perché è bellissimo. Terzo, dovete ricordarvi di iscrivervi al nostro canale Telegram perché ci sono un sacco di offerte tutti i giorni. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione dei conti online e molto smart. I motivi sono evidenti, sono semplici da aprire, sono facili da usare e sono molto lontani dalla formalità e dall'estrema burocrazia delle banche tradizionali. Tra i conti che hanno ottenuto maggior successo c'è proprio Revolut. Ormai ha raggiunto i 15 milioni di utenti in tutto il mondo e oggi è conosciuta come una super app finanziaria. Rispetto al passato, infatti, abbiamo molte più funzionalità. Ma andiamo con ordine. Vabbè, lo sapete, ormai è una certa età e poi rischio di dimenticarmi le cose. Quindi prendiamo l'applicazione di Revolut e guardiamo tutto quello che dovete sapere. Anzi no, tutto quello che offre. Mettetevi comodi, prendete i popcorn e ascoltate la vostra zia Fiona. La schermata principale vi accoglie con una serie di informazioni, statistiche e suggerimenti per voi. In conti avete il saldo, le ultime transazioni e un riassunto di quanto avete speso nel corso dell'ultima settimana. Potete inoltre impostare un budget mensile così da controllare se stiate spendendo più o meno del previsto. La scheda conti contiene anche una serie di utili scorciatoie che vi permettono di vedere tutte le transazioni fatte. Se cliccate su un singolo elemento vedete tutti i dettagli. Da qui aggiungete anche le note o scaricate l'estratto in PDF. Se volete aggiungere fondi al vostro conto, questo è il posto giusto. Ascoltatemi bene, che poi mi scrivete: ma Fiona, ma come si ricarica Revolut? Ah, ci sono qua io a spiegarvelo! Cliccate su aggiungi denaro e usate uno dei metodi suggeriti. Potete farlo con Apple Pay o Google Pay, con una carta di credito o di debito, e con questi metodi la ricarica sarà immediata. Oppure potete utilizzare il classico bonifico e aspettare il tempo che dovete aspettare. A tutti piace ricevere dei soldini, ma ogni tanto vanno anche spesi. Capito, Erika? Ah no, non ce l'abbiamo Erika oggi. Ah giusto, è tutta rotta. Dicevamo, i soldi li dobbiamo anche usare. Ecco perché trovate il tasto invia. Potete effettuare un normale bonifico o semplicemente trasferire del denaro a chi già ha un conto Revolut. Per me è una funzione davvero comodissima. Pronto, Erika? Sì, mi devi dei soldi per il pranzo? In che senso te li devo io? Va bene, glieli trasferisco subito. Potete anche programmare il trasferimento. Se fossi una brutta persona avrei messo una data a caso di tra 2 anni, ma non lo sono ovviamente e quindi glieli ho mandati subito. Dalla stessa schermata potete anche renderlo ricorrente. Ad esempio potrei voler mandare alla Gerica 1 euro tutti i mesi, ma non lo farò. Ma torniamo alla nostra schermata principale. Se cliccate sui 3 pallini avrete altre opzioni tutte per voi. Potete cambiare valuta, scaricare l'estratto conto o crearne un altro con una seconda valuta. Qui trovate anche i dettagli del conto che sì, inizia con LT perché è lituano. E a voi che mi chiedete, ma Revolut non era inglese? Certo che era inglese! Peccato che c'è stata la buona vecchia Brexit, quindi Revolut ora ha IBAN lituani e quindi europei, così da agevolare gli scambi all'interno dell'Unione. Questo era uno. Se ci spostiamo su carte troviamo tutte le nostre carte di debito, sia fisiche che virtuali. Sappiate che la carta potrà essere richiesta una volta aperto il conto. Quale tipo di carta dipende dal piano sottoscritto, ma anche in questo caso ve ne parlerò più avanti. Le carte virtuali invece le generate voi dall'applicazione. Ci sono persino quelle usa e getta, gratuite per i piani premium e metal. Praticamente i dettagli cambiano ogni volta che la state usando, il top della sicurezza, soprattutto se fate acquisti online. Però andiamo avanti, nuovo swipe, nuovo tab, ah venghino signore e signori. Parliamo di Collegati, che permette di collegare altri conti a Revolut. Mi spiego meglio. Maestro, musica da documentario. La prima moneta metallica è stata coniata nel 685 in Lidia, un'antica regione dell'Asia Minore. Forse non dovevo andare così indietro. No, niente, rendiamo tutto più attualizzante, attualizzevole, attualizzato.
Avete mai sentito parlare dell'open banking? È un fenomeno abbastanza recente e prevede la condivisione dei dati tra diversi attori dell'economia bancaria. Questo permette agli istituti finanziari di parlarsi e condividere delle informazioni tra di loro. In sostanza, quindi, potete vedere i dettagli di un altro conto direttamente su Revolut. Così potete tenere tutto facilmente sotto controllo senza che vi sfugga nulla di mano. La prossima funzionalità si chiama Portafogli ed è per voi amanti dell'organizzazione. In sostanza potete programmare dei pagamenti e inserirli in portafogli differenti. Potete averne uno per l'affitto, uno per le bollette, uno per gli abbonamenti e tutto quello che volete. Perfetto per la Marie Kondo che c'è dentro di voi. Arriviamo infine all'ultimo tab della prima schermata. Siamo solo alla prima. Vabbè, andiamo avanti. Amici di Revolut, avete un sacco di funzionalità qua dentro. Prima ce n'erano abbastanza, adesso siamo. Dicevamo, questa che vi sto per raccontare è una delle vere e proprie novità. L'ultimo tab infatti si chiama Junior perché potete fare una cosa fighissima. Supponiamo voi siate l'adulto della situazione, non sono io. Avete però un figlio che è ancora minorenne. Potete dargli una paghetta settimanale che dovrà gestirsi da solo e potete farlo proprio con questa funzionalità di Revolut. Junior infatti vi permette di aprire un conto collegato al vostro con tanto di carta, obiettivi di risparmio e ricarica settimanale. In questo modo iniziate a responsabilizzare i vostri figli tenendo però tutto sotto controllo. Ah, dimenticavo, dalla schermata principale accedete anche al vostro profilo. Ci trovate i limiti, il piano tariffario, le opzioni della sicurezza e persino il tasto per chiudere il conto, cosa che normalmente richiede un sacco di scartoffie, giri di mail, visite in banca e tante altre scocciature. Invece qui solo un click. Avete poi l'accesso rapido alle statistiche, i preferiti e le notifiche, tutto dalla prima pagina dell'app. Ma andiamo avanti, anche perché, come dice il saggio, il tempo è tirana. La seconda icona in basso ci porta nella sezione investimenti e risparmi, la preferita della Gerica che si sente il Wolf of Wall Street dei poveri, e questo lo so di per certo. In questa scheda abbiamo anche il salvadanaio, che può essere vostro o condiviso. Cosa fa? Ve lo suggerisce già il nome. È un posto dove mettere da parte dei soldini tonanti. Tra l'altro potete farlo inconsciamente. Cosa vuol dire questo? Revolut può arrotondare per voi le spese effettuate e quindi mettere da parte i centesimini anche senza che voi ve ne accorgiate. Potete anche scegliere di usare un moltiplicatore, quindi potete raddoppiare gli spiccioli o decuplicarli. Decuplicarli! Chissà cosa vuol dire. Posso anche dirvi, visto che la Gerica non è qui e svelo i suoi segreti, che si è ritrovata con 100 soldi messi da parte senza che se ne accorgesse. Vabbè, l'ho detto, ormai è ricca, non vorrà più essere mia amica. Potete creare anche un portafoglio condiviso, invitate le persone a decidere se possono solo inviare denaro o anche prelevare. Anche in questo caso potete usare gli spiccioli oppure impostare un trasferimento ricorrente, settimanale oppure mensile. Attenzione con gli spiccioli, potete usare il metodo per un salvadanaio solo. Andiamo però alla prossima scheda, ovvero quella dei pagamenti, perché sì, ve l'ho già detto, i soldi non potete riceverli e basta, dovete a un certo punto anche spenderli. Quindi potete fare bonifici, inviare soldi agli amici e persino dividere un conto. Vi faccio un esempio. Supponiamo che la Gerica abbia pagato il pranzo con Revolut e forse l'ha fatto per davvero. Può selezionare quella specifica spesa e chiedermi di condividere il conto, cosa che ovviamente non faremo. Ma volendo potremmo anche farlo. Ci sono poi le spese condivise, che sono simili ma diverse. Ad esempio, se siete giovani e avete dei coinquilini, potete pagare spesa, bollette e così via con Revolut e poi associare il pagamento al gruppo che avete creato insieme. Automaticamente verrà indicato quanto vi devono gli altri. Potete inoltre mandare un piccolo reminder così da evitare quegli spiacevoli messaggi, SMS imbarazzanti tipo «Ah, scusa, ti ricordi che mi devi dei soldi?» Fate lì, notifica e via. Infine abbiamo il menu programmato, dove trovate e impostate tutti i pagamenti ricorrenti. Ah, questa è la mia parte preferita, Rewards. Revolut ha deciso di premiare i suoi clienti con qualche sconto, ma soprattutto con il cashback. Tutto quello che dovete fare è usare Revolut per pagare sui portali convenzionati. Ce ne sono un sacco, Nike, Unieuro, Now TV, anche il Carrefour se andate a fare la spesa, volendo, eh. Ebbene sì, siamo giunti all'ultima scheda dell'applicazione, il marketplace. È il posto in cui si possono comprare delle cose e quando dico cose possono essere anche delle donazioni agli enti di beneficenza. Voi scegliete quale e scegliete poi anche l'importo. C'è anche una funzione molto carina per inviare dei soldi a qualcuno come se fosse un regalo con tanto di cartolina e animazione. Potete inoltre acquistare assicurazioni o vedere il loro stato, ma soprattutto ci sono Smart Delay e Lounge
Edge. Entrambe si possono sbloccare con i piani Premium e Metal e sono due opzioni che adoro, anche se il periodo, a dire la verità, non consente di utilizzarle troppo. Neanche utilizzarle riesco a dire. Vi spiego cosa sono. Smart Delay monitora i voli e in caso di ritardo crea dei pass lounge gratuiti. Lounge invece la conosciamo già da un po' e io lo utilizzo davvero tantissimo. Permette di accedere a 1000 lounge in tutto il mondo a prezzi davvero convenienti. E con questo si conclude la panoramica dell'app di Revolut. Molte funzionalità sono comuni a tutte e quattro le soluzioni disponibili, ma con qualche interessante cambiamento. Parliamo dei piani. Il piano base si chiama Standard. Non ha costi mensili, mette a vostra disposizione un IBAN e permette fino a 200 euro al mese di prelievi da un bancomat senza commissioni o al massimo 5 prelievi al mese a partire dal 23 di aprile. Ricevete inoltre una carta Visa o Mastercard che potete usare in tutto il mondo e che permette di pagare in oltre 150 valute locali utilizzando il cambio interbancario, che significa risparmiare. Una bella comodità. In più avete la possibilità di creare un account junior o junior che dir si voglia, con funzionalità limitate. Se avete due figli, dovete farvi Plus, che sì è a pagamento, ma no, non voglio sentire lamentele. Costa solo 2,99 euro al mese o 29,99 euro all'anno, cioè 29 euro all'anno, meno di tanti altri abbonamenti, così per dire, eh? Revolut Plus include due conti Revolut Junior con funzionalità non disponibili sulla versione base. Potete infatti fissare gli obiettivi, assegnare i compiti e aggiungere il co-genitore. Avete inoltre l'assistenza clienti prioritaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il conto più popolare però è Premium. Il prezzo è di 7,99 euro al mese o 82 euro all'anno. Con Premium si alza il limite dei prelievi e avete delle carte più fighe che vengono consegnate più rapidamente. Inoltre potete avere carte usa e getta illimitate e l'accesso a lounge e smart delay. L'ultimo piano è il Metal, il mio, quello che sto usando ormai da un bel po' di tempo. I conti junior qui salgono a 5 se volete un sacco di figli. Le carte diventano ancora più belle, tipo la mia che è in metallo perché sono medallara, non è vero. In più avete il cashback su tutti i pagamenti che fate con la carta, anche in negozi che non rientrano all'interno del programma Rewards. Il costo in questo caso è di 13,99 euro al mese, che sono 135 euro in un anno intero. Accanto a tutto questo ci sono poi una serie di prodotti assicurativi che vanno dalla protezione degli acquisti, dal nuovo smartphone, ai biglietti o per esempio, che ne so, biglietti di concerti, biglietti aerei, quello che volete, fino ad arrivare a quella dei viaggi. Ma visto che ho pietà di voi, non vi terrò un'altra mezz'ora a parlare. Vi lascio però il link dell'articolo all'interno dell'info box, che è super completo e vi può aiutare con tutte le funzionalità e tutte le specificità di ogni singolo piano di Revolut. Tiriamo ora le conclusioni. Due anni fa ero sempre qui in questo studio a raccontarvi che cos'è Revolut. All'epoca stava emergendo sul mercato italiano, ma già mi aveva conquistata e l'ho sempre usato un bel po'. Oggi è diventata davvero una super app finanziaria che offre una quantità incredibile di funzioni. Potenzialmente è a costo zero, ma il mio suggerimento è quello di passare almeno al piano Plus. Più la utilizzate, più apprezzerete ciò che ha da offrire e ciò che hanno da offrire i piani a pagamento più avanzati. Io con il Metal mi trovo davvero molto bene e soprattutto la mia carta è molto più bella di quella della Gerica, ma che ve lo dico a fare? Altra cosa che mi è piaciuta davvero molto è la user experience, cioè l'esperienza d'uso all'interno dell'applicazione. È davvero molto completa e facile da utilizzare. Trovate tutto subito e non impazzite per capire cosa dovete fare nello specifico. Tra l'altro ora avete anche l'accesso da web, da qui è possibile effettuare le principali operazioni come la ricarica del conto, contattare l'assistenza clienti e tanto altro ancora. Io spero di avervi detto tutto quello che dovete sapere su Revolut. Se avete dubbi, domande, curiosità, incertezze, perplessità, necessità di supporto psicologico, trovate l'articolo nell'info box oppure potete lasciare semplicemente un commento. Tanto ovviamente c'è Erika che risponde a tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!